Troppo bella questa top 10 di Curoteo. Sì, però comunque è troppo facile fare le top. Le top potrebbero farle chiunque. Una top potrebbe farla anche un bambino. No. Moseca. Here we go. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi sono qui con Lorenzo per fare la top 5 dei migliori personaggi di One Piece. Sei pronto, Lorenzo? Sì. E allora partiamo subito. Al quinto posto, Lorenzo ha scelto. Chi è questo? Zoro. Ok, Zoro, perché è un bel personaggio di One Piece? Ha le spade. E poi? Solo questo. Perché combatte? Perché è un amico di Luffy. Ok. Basta? Basta. E quindi si è meritato il quinto posto. Saliamo adesso al quarto posto. Chi c'è al quarto posto? Teach, Barba Nera. Come mai Teach è un bel personaggio? Perché ha le pistole beve sempre bene, no, bene, benissimo. Però combatte con Ruffy benissimo. Ok, c'è qualcos'altro? Quindi le pistole perché beve benissimo, perché combatte con Ruffy. Ok, saliamo allora di livello. Al terzo posto abbiamo Fish Tiger. Fisher Tiger. Come mai Fisher Tiger si è meritato il terzo posto? Cos'ha di così bello? Perché lo zaino Lo zaino. è perché ha quella cosa e perché ha le gambe, Perché le gambe, ok? ha la cintura Sì? e è bello. Ok, quindi è bello perché ha le gambe, perché ha lo zaino soprattutto e la cintura. No, non ha le gambe, è perché ha le ciabatte. Ah, perché ha le ciabatte. Quindi sono le ciabatte il tocco che gli fa conquistare il terzo posto in questa top 5. Saliamo ancora di livello al secondo posto. Chi è? Monster Chopper. Ok, Monster perché è Chopper. arrivato al secondo posto Monster Chopper? Perché ha le corna, il cappello, le unghie e perché ha degli occhi grandissimi e perché ha un naso nero. Farei notare. Perché ha i denti Ah lunghissimi. sì? Allora farei notare che ha le corna, ma anche il. Cos'è che ha qua? Il pelo Quindi ha le corna belle e il pelo bello. bello e lungo. E quindi questo gli fa conquistare la posizione numero 2. E più di grandissimi. E anche i piedi, non ha le ciabatte però. Ha gli No, zoccoli. perché quando diventa piccolo ha le Ah, ciabatte. le ciabatte quando diventa piccolo? Sì. Ah, ok. E al primo posto, Kinemon! Come mai Kinemon conquista la vetta? Come mai? Cos'ha di così bello? Ha la spada perché ha le ciabatte. Giustamente, ha la spada che aveva Zoro, ma anche le ciabatte che aveva Fisher Tiger. Le Ok. ciabatte, questa cosa Ah, che ce ok. l'ha in testa, Ok, perfetto. e le spade, e il suo vestito, e le sue righe, e il bianco. Ok, ti piacciono le righe, il kimono, ciommaghe. Ok, quindi a tutto, non gli manca niente praticamente. E quindi Kinemon è il personaggio migliore di tutto One Piece, giusto? Ok, salutiamo tutti. Ci vediamo alla prossima. Video. Ciao, Guara! Ti è piaciuto questo video? Guardate anche gli altri video. Ti piace?
qua e di là.